Ciao a tutti ragazzi, buona giornata dall'Ambenedetto. Oggi in questo video vi spiego perché il caro vita, i prezzi diminuiranno e quando diminuiranno. Che diminuiranno è scontato, come l'acqua è bagnata, come uno fa più uno, e vi spiegherò il perché. Prima di iniziare il video saluto Nico Glaus, grazie Nico che mi ha dato un piccolo supporto. A breve arriveranno anche dei video un po' più interessanti, anche so che a voi vi piacciono, ancora dalla Spagna e dalla Germania e dalla Spagna, cercando di fare qualche reportage un po' in giro, che so che comunque vi piacciono, e qualche giorno ce l'ho ancora di ferie, vedo di poter portare qualcosa che mi avete chiesto. I prezzi caleranno, mi ha chiamato un mio amico. Allora ho preso spunto da questo video, mio amico di Genova, il Califfo, che mi ha detto: Lambre, ma i prezzi caleranno? Ma qui l'inflazione continua a aumentare tutto? Quando finirà? Ieri hanno fatto l'ennesimo rialzo dei tassi nella BCE. Cioè, come siamo messi? Tu che comunque, oltre che meccanica, hai studiato di economia per un bel po' di anni. La situazione peggiorerà? E allora in questo video decido di spiegarvi un po' come funziona la situazione, come gira il fumo e che cosa ci aspetta. Apro una parentesi, domani c'è la grigliata, ore 12, al bar Osteria La Quercia a Mendrisio, dalle 12, ok? Vi aspetto. Con un prezzo popolare di 20 euro, ok? La grigliata. Vedete che i prezzi sono calati, nel senso che in Svizzera comunque è un ottimo prezzo questo qui, a prezzi italiani. Per esempio lì fanno da lunedì al venerdì a 13 franchi, che sono più o meno 13 ore, 13 euro il menù del giorno con la bibita analcolica compresa. Allora, andiamo al cuore del video. Due anni fa vi dissi che sarebbe arrivata una crisi con un aumento dei prezzi sconsiderato, con un'inflazione a doppia cifra. Sono stato il primo a dirvelo e ho dedicato più di un video su questo argomento. Ovviamente ancora lì, ogni volta lì, la gente: no, ma cosa stai dicendo? Ma cosa parli? Ma di qua, di là, cosa stai dicendo? Un po' come quando un anno fa dissi che con questi al governo sarebbero comunque arrivati molti di più. Anche lì cosa dici, cosa parli? Così come quando dissi che il governo Lega 5 Stelle durava un anno e sarebbe arrivato Draghi, ma cosa dici, ma di qua, di là? Tutte le volte che faccio uno pronostico, cosa dici? Adesso ci sarà sicuramente la gente che dice: da Benedetto dice che i prezzi caleranno, ma no, ma cosa dici, ma come va, ma non è possibile. Ragazzi, bisogna studiare. Ragazzi, se si vogliono affrontare argomenti economici inerenti all'economia, bisogna studiare, bisogna fare quello che ho fatto io per anni, fare economia commerciale, studiare, aprire libri, studiare. Allora, vabbè, voi avete la fortuna che vi evito di studiare per anni e vi spiego io come vi ho spiegato due anni fa che sarebbe arrivata l'inflazione. Allora, l'inflazione è arrivata, un aumento enorme dei prezzi sono arrivati. L'unica cosa che non ho previsto era il discorso delle Canarie, perché non pensavo che una cosa che io parlavo da anni, cioè l'allargamento del conflitto, avrebbe portato un innalzamento così inaspettato delle materie prime, a quelle non si poteva comunque prevederlo, e ha portato molti, diciamo, pensionati ad andarsene via. Però nel momento in cui c'è stato quello, era chiaro che arrivava un periodo inflattivo enorme. Generalmente, come uno più uno fa due, come l'acqua è bagnata, e come mi chiamo Lorenzo, dopo un periodo di forte inflazione e di rialzo dei tassi, come è successo poi anche nel 29 o come è successo in anni passati, vedi nella crisi del 2008, che anche lì comunque avevamo avuto un'impennata comunque successiva di prezzi, i prezzi poi sono crollati. Vi faccio vedere degli articoli, faccio vedere due articoli del 2013-2014, 3-4 anni dopo la situazione che c'è stata nel 2008. Articolo del 2014, ok. I prezzi calano ancora in 15 grandi città, anche a Milano, dopo la crisi del 2008. Questo è un articolo dove spiega bene come i prezzi, dopo la crisi del 2009, erano comunque calati. Un articolo vecchio. In Cina
I prezzi sono diminuiti a luglio dello 0,3% per via della deflazione. Ah, mi sono dimenticato di dire una cosa, per la grigliata lì sotto subito il bar c'è un parcheggio enorme, 50 metri sotto, gratuito, ok? Allora, poi ripeto, se siete in giro comunque lì i prezzi sono buoni, 13 franchi dove cavolo li trovate e si mangia anche bene, che è stato. Allora, vi stavo dicendo che dopo un periodo di inflazione arriva sempre un periodo di deflazione. In questo momento l'innalzamento dei tassi porta a una recessione. In Cina, la seconda economia più grande al mondo, i prezzi nell'ultimo periodo sono calati dello 0,3% e comunque non sono aumentati, perché sono in una fase comunque anche lì di contrazione dei consumi. Se i prezzi aumentano tanto, se c'è una fase inflattiva, se c'è una fase forte anche di rialzamento dei tassi, la gente consuma di meno. Se la gente consuma di meno, si va in un periodo deflattivo. Si va in deflazione, come uno fa uno, come si va la recessione, la deflazione, come uno più uno fa due. Ok, non è che c'è tanto da fare il giro dei fumi. La gente consuma di meno e i prezzi calano, un po' come è successo quest'estate, che voi non l'avete curato, ma in molte realtà italiane avevano messo dei prezzi folli per una settimana al mese d'agosto, sparando anche 3-4 mila euro a settimana per affittare anche un appartamento o una situazione di alberghi. Hanno messo queste cose qua. Non li hanno venduti, la gente se n'è andata in Albania. Dopodiché, al mese d'agosto, c'erano barrati 3.000-4.000 e li davano 600 euro. Se tu prendevi 5 giorni, una settimana prima, prendeva 600 euro. È la domanda e l'offerta. Se i prezzi aumentano e sono aumentati tanto, la gente consuma di meno, si va in una contrazione, si va in una recessione e si va in una deflazione. Caleranno rispetto a oggi. È chiaro, sto dicendo rispetto a oggi, non sto ristendo rispetto a 20 anni fa. Dal mio punto di vista abbiamo già raggiunto ormai il punto alto. Nel 2025 ci sarà un crollo, fine 2024-2025 i prezzi crolleranno, quando poi inizieranno di nuovo a stabilizzata la situazione e diminuire i tassi. Quindi da fine 2024 a 2026 i prezzi caleranno.